Oggetto numero 1. Tutela del servizio nel tempo scuola modulare nelle scuole primarie di Città di Castello. Atto 1651. Presentata da consigliere Mancini, primo firmatario, Bettarelli, Puletti, Pastorelli, Fora, e ho aggiunto la firma io adesso con il consigliere Mancini. Prego, consigliere Mancini. Grazie Presidente, questa interrogazione ha un argomento significativo, anche se non direttamente di competenza della Regione, essendo la formazione non totalmente di competenza della Regione, e ha in oggetto la tutela del servizio del tempo scuola modulare nelle scuole primarie del Comune di Città di Castello. Questa interrogazione, come ha ricordato il Presidente, è a firma del sottoscritto, del collega Bettarelli, della collega Puletti, del capogruppo Pastorelli, della collega Fora e, come ha detto prima il Presidente, anche del Presidente Squarta. Nasce da un'iniziativa, Assessore, che è maturata all'interno del Comune di Città di Castello, quindi nell'Assemblea del Consiglio Comunale, con un ordine del giorno votato da tutti i gruppi politici e tra l'altro firmata come primo firmatario dalla collega Elda Rossi. Lei sa benissimo, Assessore, che ho anche questo ruolo nell'amministrazione comunale di Città di Castello, quindi voglio ringraziare il capogruppo di Fratelli d'Italia Elda Rossi, Tommaso Campagni di Forza Italia, il sottoscritto Andrea Lignani Marchesani, Filippo Schiattelli, Luciana Bassini, Arcaleni, Roberto Marinelli, Jonathan Gatticchi, Loriana Grasselli e Rosanna Saba. Quindi tutti i gruppi politici dell'amministrazione sono interessati a questo oggetto dell'interrogazione. Tra l'altro voglio leggere qualche secondo in più, Presidente, documentazione inoltrata dai genitori all'amministrazione di Città di Castello con protocollo 667.168 del 16-12-2022. Sono delle firme, Assessore, si consegnano, quindi queste famiglie consegnano le firme all'amministrazione a firma dei genitori di alunni attualmente iscritti al plesso di Rignaldello e genitori interessati all'iscrizione per il prossimo anno scolastico, per significare la totale contrarietà alla variazione dell'attuale offerta formativa, riconosciuta da sempre come un'eccellenza che, come tale, andrebbe preservata. Si chiede gentilmente che l'amministrazione comunale, quindi questa è la lettera che inviano i genitori con le loro firme all'amministrazione comunale, possa attivarsi per le proprie competenze a tutela dei diritti dei bambini e delle famiglie. Qui c'è la firma della referente, c'è il riferimento della dottoressa Carlotta Lazzini, e qui c'è, Assessore, un cospicuo numero di firme, perché quindi quello che noi oggi andiamo a trattare è ampiamente sentito dai genitori, e la ringrazio della discussione che oggi potremo avere in quest'Aula. Quindi, facendo un breve riassunto politico, tutte le forze politiche su iniziativa di Fratelli d'Italia e tutte le altre forze politiche, il Comune di Città di Castello, si arriva a un'approvazione dell'ordine del giorno che dà seguito alle firme dei genitori. E come ha ricordato il Presidente, oggi, grazie alla firma di tutti i gruppi politici, con l'aggiunta di Fratelli d'Italia, discutiamo questa interrogazione. Era significativo, Presidente, prendere questi minuti in più per illustrare un tema così sentito per quello che riguarda la formazione appunto dei nostri ragazzi nel Comune di Città di Castello. Quindi vado a leggere l'atto. Premesso che la scuola è un bene prezioso per la comunità, un luogo nel quale alunni, docenti, genitori, famiglie, personale scolastico fanno esperienza della ricchezza di uno scambio relazionale fondato sul desiderio di apprendere e di sperimentare, e come diceva John Donne, nessun uomo è un'isola, per crescere e divenire persone adulte hanno bisogno di condividere conoscenze e di partecipare insieme al sapere. Ricordato che il diritto allo studio è tutelato dalla nostra Costituzione negli articoli 3, 30, 33, 34, ricordato che l'organizzazione della scuola è strutturata in organi collegiali che prevedono la partecipazione e la collaborazione della famiglia nel progetto educativo in virtù e la salvaguardia dei predetti principi democratici e costituzionali. Ricordato che il piano triennale dell'offerta formativa, meglio definito PTOF, è lo strumento con cui ciascuna scuola di ogni ordine e grado presenta le proprie specifiche scelte didattico-pedagogiche
organizzative e gestionali in base alle caratteristiche sociali, culturali, scolastiche e demografiche del contesto di appartenenza, tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa del territorio. A tale fine il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali, cosa che qui non è avvenuto, e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche cooperanti sul territorio. Raccoglie inoltre le proposte e i pareri delle famiglie. Le progettualità espresse si caratterizzano per la flessibilità didattica, organizzativa, al fine di adattare l'offerta ai bisogni degli studenti. Ricordato che il patto educativo di corresponsabilità, all'articolo 5 bis del DPR 235/2007, istituisce i diritti e doveri delle relazioni bilaterali tra scuole e famiglie. Questo è un passaggio significativo, assessore, che lei conosce sicuramente meglio di me. Annualmente ogni istituzione scolastica deve predisporre e condividere con i genitori e gli alunni questo documento. Evidenziato che nel tempo, come si evince, il dettato costituzionalmente ha avuto varie interpretazioni a livello normativo, a livello attuativo, e che le innovazioni introdotte nella scuola hanno fatto progressivamente evolvere nel rapporto scuola-famiglia nella direzione di una relazione via via sempre più interattiva. Ricordato che la scuola è pertanto un servizio che lo Stato, secondo un principio di sussidiarietà, offre ai cittadini e ai territori, ma non può prescindere dalla loro specificità se non vuole che garantirne l'efficacia. Considerato che a Città di Castello sono presenti scuole primarie pubbliche, mi dispiace, è un tema complicato. Per quanto riguarda, l'ho detto prima, mi prendo qualche secondo in più, deve l'assessore conoscere il tema del contenuto. Per quanto riguarda le scuole primarie pubbliche, sono presenti il primo circolo didattico e il secondo circolo didattico, entrambi si articolano in diversi plessi per rispondere alle richieste del servizio espresso nel territorio. Precisato che il tempo modulare antimeridiano nei suoi circoli didattici del capoluogo di Città di Castello è presente da più di 40 anni e ora è presente nei plessi di Rignaldello e Latina. Con la presentazione dell'offerta formativa, le suddette scuole avevano avanzato alle famiglie successivamente iscritte una proposta educativa che garantiva un tempo scuola antimeridiano distribuito in 6 giorni. Nel plesso di Latina era stata inoltre garantita la possibilità di usufruire di mense facoltative tutti i giorni, eccetto ovviamente il sabato, fino alle 14:10. E 2 pomeriggi facoltativi con attività extrascolastiche, il martedì in collaborazione con la scuola di musica comunale. Ricordato che in data 16 gennaio 2023 la massima assise del Comune di Città di Castello ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno che impegnava la giunta comunale ad esprimersi a favore della necessità manifestata dalle famiglie, le quali si vedono private di un servizio scolastico pattuito preventivamente all'iscrizione, e il suddetto ordine del giorno impegna l'amministrazione comunale di Città di Castello a intraprendere tutte le azioni e interventi possibili secondo le proprie funzioni e i propri ruoli istituzionali, atti al sostegno del diritto allo studio e al mantenimento del diritto delle famiglie di essere la prima agenzia educativa e la libertà di scelta delle famiglie di indirizzo e i propri figli in istituti scolastici più in linea con il loro progetto educativo, a favorire la costruzione di buone relazioni tra scuola e famiglia al fine di garantire il benessere, la formazione e l'educazione dei bambini e dei giovani. Pertanto, preso atto del tempo e tutti considerato, sì, per semplificare Presidente e Assessore, si interroga la Giunta per sapere se intende rappresentare all'Ufficio Scolastico Regionale USR le esigenze delle famiglie del Comune di Città di Castello, così Assessore, come ampiamente documentato con decine di firme che ho qui in mano, in merito alla tutela dei servizi di tempo scuola modulare nelle scuole primarie della medesima città. Assessore, lei ovviamente per brevità di tempi di interrogazione, ci sono tutta una serie di considerati che non ho potuto ovviamente leggere, ma ovviamente avrà fatto sicuramente attenzione su questo argomento. Grazie. Grazie consigliere, prego Assessore Agabi. Grazie, buongiorno. Allora, rispondere all'interrogazione, vorrei innanzitutto in premessa sottolineare che il diritto all'istruzione significa sostanzialmente pari opportunità ed inclusione in qualsiasi contesto territoriale.
Appare quindi evidente che tale diritto dunque vada garantito, sostenuto, adattando le misure necessarie per fronteggiare criticità e specificità delle diverse realtà di riferimento. Ciò premesso, la situazione rappresentata nei plessi scolastici Latina e Rinaldello, nel comune di Città di Castello, in cui rispetto alla proposta educativa iniziale, che ha trovato riscontro favorevole e conseguente importante adesione anche da parte di diverse famiglie, il circolo didattico ha avanzato un nuovo piano formativo, approvato dagli organi di plesso e di circolo, con modifica dell'offerta formativa iniziale, che appare ovviamente in contrasto anche con i principi enunciati. La Giunta regionale ritiene di fondamentale importanza per garantire e sostenere l'accesso all'educazione, alla formazione delle competenze delle giovani generazioni, un'opera di stretta collaborazione tra il mondo della scuola nelle sue diverse componenti e le famiglie. Fermo restando l'impegno di regione e istituzioni locali nel garantire supporti e servizi adeguati sul territorio, occorre parimenti altrettanto impegno della scuola nel garantire un'offerta educativa ed una programmazione didattica adeguata alle specificità del territorio e rispondente alle esigenze espresse dal contesto sociale di riferimento. Tutto questo è presupposto fondamentale per accompagnare e sostenere studentesse e studenti nel loro percorso educativo e finalizzare le scelte fatte ad appropriati inserimenti nel mondo del lavoro e dell'impegno sociale ai diversi livelli locali. Per quanto sopraesposto, la Giunta regionale si impegna a rappresentare presso l'Ufficio scolastico regionale la necessità di ricomporre la situazione in atto, di contrasto anche, diciamo, di divergenze tra le famiglie e le decisioni assunte dalle scuole in argomento, e per verificare ogni percorso possibile finalizzato al ripristino della situazione iniziale a tutela del tempo scuola modulare, in funzione della quale le famiglie stesse hanno a suo tempo operato scelte ben precise per i loro ragazzi. Grazie Assessore, prego Consigliere Mancini. Ovviamente l'impegno dell'assessora Gabiti rincuora sicuramente il sottoscritto e rincuorerà le famiglie. Le voglio dire, Assessore, che lei ha pienamente il mandato politico a dirimere questa questione di tutte le forze di quest'Aula, forze politiche, quindi non è una... La politica molte volte dicono che non conta o sbaglia, in questo caso è d'accordo con le famiglie, che può sembrare strano, ma siamo tutti d'accordo, non solo in questa aula del Consiglio regionale, ma ancora più vicino alle famiglie del territorio di Città di Castello. Quindi tutto l'arco costituzionale dei partiti legittimamente rappresentati con il volere popolare, con le elezioni del volere popolare, quindi del popolo, dice che bisogna cambiare. Io spero che chi è deputato al cambiamento capisca che deve cambiare, perché altrimenti, ovviamente mi sono fatto un confronto anche con qualche parlamentare, quello che è successo a Città di Castello, quello che è successo in Consiglio regionale può finire ovviamente nell'aula del Parlamento, dove eventualmente, se non si dirime questa questione, anche lì finirà all'attenzione del Ministro dell'Istruzione un'interrogazione chiaramente dal tenore come stamattina abbiamo intrapreso. Quindi Assessore, a nome penso dei firmatari, siamo soddisfatti della sua risposta e la ringraziamo per il suo lavoro. Grazie Consigliere, passiamo all'oggetto numero 2, forte aumento della dispersione scolastica in Umbria, intendimenti della Giunta regionale per invertire la tendenza. Interroga la Consigliera Porzi, prego. Grazie, buongiorno a tutti, credo che stamattina il tema della scuola domina l'incipit di questa seduta e a me fa molto piacere. Ecco, intendo partire dai dati che ha riportato l'Agenzia Umbria Ricerche qualche settimana fa e che ha destato il mio stupore, perché intendo subito a scansare, diciamo, dal campo un equivoco. Non confondiamo l'abbandono scolastico con i dati dei NEET, che sono altra cosa e che è un fenomeno sul quale noi dovremmo ragionare separatamente,
ma l'abbandono scolastico è sicuramente una fase propedeutica ad incrementare la fascia dei NEET. E allora il dato da cui partiamo è purtroppo non favorevole alla nostra regione, anzi direi che abbiamo il triste primato di essere dietro alla Sardegna, la regione che ha avuto l'incremento più alto di abbandono scolastico. E questo è avvenuto nella fase in cui, diciamo, la fotografia del mondo scolastico era la fotografia della fase pandemica, quindi la più triste e più drammatica che potevamo conoscere. A mio avviso ci sono delle forti relazioni rispetto a questi due elementi, di cui darò, diciamo, una mia interpretazione successivamente. Il fenomeno dell'abbandono scolastico prematuro presenta logicamente notevoli sfumature, non dobbiamo banalizzare l'argomento, questo dipende dalla proporzione degli indicatori socio-economici e democratici, dall'assetto culturale del territorio, dalla presenza di assistenti sociali, dalla distribuzione dei plessi scolastici e ai relativi collegamenti tra di essi. Da questa analisi la salute complessiva del sistema scolastico testimonia una grave penuria di investimenti nel tempo, questo purtroppo noi lo dobbiamo evidenziare, spesso sproporzionata rispetto ai tassi di dispersione che in questo momento si sta cercando di contenere, mi permetto di ricordare, grazie alle risorse volute dal governo Draghi e con i fondi del PNRR hanno visto una larga assegnazione alle scuole dell'Umbria, perché appunto i dati a loro disposizione mettevano in evidenza una drammaticità e una criticità sulla quale era necessario intervenire. Purtroppo il nostro Paese nel suo complesso, diciamo, si ferma ad iniziative come l'early tracking, quindi a questo monitoraggio senza provare ad incidere sulle cause e senza mettere in campo esperienze che possano frenare e drenare questo esodo dalla scuola, soprattutto nel periodo della secondaria di secondo grado, che è la fascia alla quale io destinerei maggiore attenzione. Voglio riportare, senza citare i casi logicamente più positivi di paesi del nord Europa come la Finlandia, le esperienze di Francia, di Germania, che accanto alle normali, diciamo, attività didattiche cercano di mettere in campo all'interno delle istituzioni scolastiche percorsi di compensazione nei quali i ragazzi possono trovare anche quella motivazione per non scappare da questi mondi e per non rimanere, diciamo così, esclusi dal sistema. Le statistiche parlano molto chiaro, gli studenti che lasciano appunto la scuola senza aver completato il ciclo di studi sono 3 milioni, una cifra spaventosa. Come è noto, questo fenomeno dell'abbandono è correlato agli indicatori socio-economici, allo sviluppo del gruppo familiare di appartenenza, all'assetto territoriale ed urbano, c'è una serie di concause che intervengono. Però ci sono anche misure che, non vorrei sembrare diciamo ripetitiva, che nel tempo abbiamo cercato di mettere in campo e che non hanno trovato la loro applicazione. Molto spesso l'abbandono è legato anche ai fenomeni che i ragazzi subiscono di bullismo, di cyberbullismo, non si sentono protetti in alcune situazioni e tendono a richiudersi in un mondo tutto loro, scappando dal problema e dalla soluzione del problema. Molto spesso ho fatto riferimento alla legge regionale che approvammo nella scorsa legislatura e che purtroppo oggi ancora su queste tematiche non ha trovato una sua applicazione. È evidente che la dispersione scolastica può e limita fortemente le opportunità per questi ragazzi e per il loro futuro, specie in un momento come questo, nel quale noi sappiamo che vengono richieste competenze e professionalità sempre più alte. Io da insegnante molto spesso ricevo le sollecitazioni dei miei ex alunni, degli alunni che ci dicono: ho completato un ciclo di studi, mi sono rivolto, ho presentato il mio curriculum, mi chiedono di fare altro e quindi specializzare ulteriormente la mia formazione. Anche nel nostro territorio stiamo spingendo i ragazzi verso gli ITS perché acquisiscano sempre maggior competenza e professionalità, perché acquisiscano anche quella predisposizione all'apprendimento permanente che deve essere parte fondante del DNA di ciascuno di noi. E allora, se noi non ci prendiamo cura
di questi soggetti che hanno, diciamo così, incontrato un ostacolo nel loro percorso formativo e che si sono arresi di fronte alla possibilità di cimentarsi anche con le difficoltà e di cercare di aiutarli per comprendere quali sono le motivazioni che le hanno portati a lasciare, assumendo questa dimensione di un dato che purtroppo in Umbria vede soprattutto le ragazze in aumento rispetto al dato maschile e ci vede rispetto al 2018 con 4 punti in più percentuali di alunni che lasciano la scuola prima di completare il ciclo, in assoluta controtendenza con quello che è la, diciamo, situazione nazionale. Io credo che aver tenuto chiuse le scuole per il tempo così lungo come l'Umbria ha fatto durante la fase, diciamo, pandemica non ha giovato al corroborare, no, alcune le personalità in formazione, a rafforzare, diciamo così, il concetto dell'importanza della scuola, del vivere una comunità scolastica, l'isolamento sul quale molto spesso anche da questi banchi abbiamo provato a interrogare la Giunta perché mettesse in campo misure che non portassero a quella chiusura così lunga, la più lunga in Italia, pur non essendo noi una regione che contempla centri come Milano, come Roma, come Napoli, lasciando i ragazzi troppo spesso isolati, non ha favorito, diciamo, fenomeno che oggi ci deve allarmare e ci deve preoccupare. Per cui la mia domanda qual è? È quella di chiedere all'assessore veramente di mettere in campo alcune iniziative, logicamente per quelle che sono le nostre competenze, le sue competenze, ma soprattutto di condividere una politica di, diciamo così, contenimento del fenomeno e di recupero. Perché se noi oggi parliamo di fragili, di situazioni di difficoltà che comunque apparterranno sempre alla comunità umbra, alla comunità nazionale, alla comunità globale, con questo fenomeno e con questa disattenzione noi rischiamo di aumentare le sacche di coloro i quali non entreranno mai nel mondo del lavoro e non ci entreranno portandosi dietro un bagaglio di ripercussioni che a livello personale, psicologico e sociale saranno un costo. Non ci interessa sul piano umano, sul piano dei numeri lo dovremmo comunque contemplare perché gli amministratori di domani dovranno anche affrontare questo tipo di situazioni. Grazie. Prego, Assessore Agapiti. Sì, grazie. Allora, la dispersione scolastica e la povertà educativa sono diretta conseguenza di situazioni, come già sottolineato, sicuramente più articolate e complesse, che frequentemente nascono anche da un disagio economico e sociale, a cui si aggiungono poi gli effetti anche conseguenti dei 2 anni di pandemia. Sull'argomento appare quanto mai e quanto più attuale ed importante i riferimenti anche di analisi più recenti, il documento di studio e proposta pubblicato proprio nel giugno 2022 dall'Autorità Nazionale Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Cioè, perché la dispersione scolastica in Italia viene definita proprio un'analisi multifattoriale. Come riportato quindi nel suddetto documento, secondo l'analisi fornita anche dall'Istat nel 2021, l'abbandono scolastico è un fenomeno che appare causato da una serie di fattori sociali e personali, da cui deriva altresì la dispersione implicita, ovvero quel fenomeno per cui determinati studenti completano ovviamente il loro percorso di studi con una competenza, diciamo, anche poco adeguata rispetto allo standard di quella determinata qualifica o titolo di studio, con conseguenti anche difficoltà nel proseguimento di un percorso formativo o nell'intraprendere un percorso professionale. La Giunta regionale, fin dal suo insediamento, ha dedicato particolare attenzione al fenomeno, pur collocandosi al di sotto della media nazionale. Dalle prime fasi dell'emergenza sociosanitaria nel 2020 sono stati avviati interventi importanti, indirizzati sia alle famiglie che alle scuole, per sostenere gli studenti in difficoltà nella DAD. Abbiamo intrapreso proprio nell'anno 2021 percorsi di sostegno del tutto nuovi nel panorama educativo regionale,
dai sostegni alle famiglie per servizi all'infanzia, alle borse scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione, ai sostegni alle attività socioeducative durante i mesi estivi, mettendo a sistema linee di finanziamento diversificate dal bilancio regionale ai fondi comunitari. Un'altra svolta nel sistema educativo formativo si è avuta con l'incremento dei sostegni ai percorsi di istruzione e formazione professionale, gli FP presso le agenzie formative, consentendo in tal modo di ampliare in maniera significativa il panorama dell'offerta educativa formativa secondaria, implementando quell'approccio del sistema duale. In tal senso vorrei ricordare, nel 2022, per la prima volta in questa regione, sono stati autorizzati e finanziati dalla Giunta regionale percorsi quadriennali degli FP presso le agenzie formative, con un sensibile incremento degli studenti iscritti. Accanto ai percorsi di FP vanno poi ricordati anche quelli di diritto dovere, biennali, sostenuti con le risorse dell'FSE. Ampliamento, diversificazione e qualificazione dell'offerta formativa sempre più calibrata sulla domanda di competenze nel contesto sociale ed economico, accompagnata dal potenziamento dei sostegni finanziari al diritto allo studio, all'inclusione scolastica, potranno avere riflessi importanti anche sul contesto educativo e formativo regionale degli anni a venire. Altro importante strumento su cui la Giunta regionale intende investire e focalizzare l'attenzione nei prossimi mesi, con risorse importanti previste nella programmazione FSE 21-27, è l'orientamento, da realizzare con progetti di ampio respiro a partire dalla scuola primaria, indirizzati agli studenti e alle rispettive famiglie con attività puntuali e sistemiche, finalizzate alla diffusione e alla conoscenza sulle opportunità offerte per addivenire a scelte sempre più consapevoli. L'amministrazione, inoltre regionale, ha previsto lo stanziamento di 500.000 euro al fine di realizzare e finalizzare delle azioni volte a contrastare la dispersione scolastica in Umbria. È stato anche attivato un importante strumento di studio e monitoraggio, l'Osservatorio regionale per l'istruzione, nel quale le diverse componenti nell'ambito scolastico, del contesto socio-economico, dall'ufficio scolastico regionale ai dirigenti scolastici, agli enti locali, alle diverse rappresentanze sociali, dalle famiglie e il mondo del lavoro, stanno dando e daranno contributi significativi in funzione della programmazione dell'offerta formativa sul territorio regionale, dalle organizzazioni di un sistema scolastico umbro sempre più interattivo con il mondo del lavoro, dello sviluppo produttivo e dei servizi. Concludo ricordando alcuni dati, numeri però che testimoniano i sostegni importanti che la Regione in questi anni ha erogato, e forse siamo stati la prima Regione, l'unica Regione in Italia ad aver messo in campo sostegni così importanti finalizzati all'aiuto delle famiglie stesse ma anche dei giovani. Penso alle borse scolastiche, anno 2021, 12.360.000 euro, 42.000 destinatari, sostegni rette, rimborso rette 0,6, anno 2021, 2.500.000, 2.877 destinatari, sostegni attività socioeducative centri estivi, dal anno 2020 6.677.000, 13.980 destinatari. Percorsi IFP agenzie formative 1.100.000 2020, 82 allievi, a 5.200.000 nel 22, 227 allievi che sono i percorsi quadriennali. A questi poi vorrei aggiungere anche altre risorse che sono al diritto allo studio, che siamo passati dai 600.000 al 1.600.000 nel 2020, al 1.000.000 nel 2023. Sono delle risorse significative, importanti, che sicuramente aiuteranno i ragazzi ad portare avanti, voglio dire, questi percorsi formativi, ma anche creeranno quelle condizioni che, come prima ha sottolineato la consigliera Porzi, forse nel periodo di pandemia abbiamo avuto necessità di chiudere le scuole, ma parallelamente si sono attivati dei percorsi e degli aiuti per far sì che questi ragazzi potessero trovare dei momenti di aggregazione, di unione, di
cercare di portare avanti una comunità, di ricostruire quella comunità che forse nei momenti anche di difficoltà del Covid questi ragazzi sono stati privati della loro socializzazione e socialità, ma tutto ciò lo stiamo portando avanti e l'abbiamo fatto con degli aiuti sia a livello formativo che anche, diciamo, per finalità non solo educative ma anche di associazioni. Quindi ciò che credo la Regione Umbria e quello che abbiamo fatto e che ha fatto questa giunta regionale non è mai stato fatto in Regione. Grazie Assessore, prego Consigliere Porzi. Grazie Assessore, io ho ascoltato con molto interesse e poi le chiederò anche i dati che lei ci ha dato. Io non metto in dubbio che ci siano stati degli interventi e non mi sono permessa di fare paragoni con quello che è stato fatto prima e dopo. C'è un dato che sta su tutti i report e su tutte le ricerche, da Save the Children, Istat, Censis. Siamo la regione che dopo la Sardegna dal 2018 aumenta di 4 punti percentuale la dispersione scolastica nella propria regione. Vuol dire che il sistema, nonostante gli sforzi profusi, più o meno rispetto alle giunte precedenti, io un paragone che non ho fatto, lei continua con questo cliché che la giunta ha di dover sempre mettere a paragone i dati. Io vorrei partire dall'effetto. L'effetto che abbiamo oggi e il risultato sul quale noi ci dobbiamo interrogare è quello che stiamo arretrando pericolosamente e che abbiamo lasciato responsabilmente da soli troppi ragazzi, e probabilmente le misure messe in atto non hanno raggiunto quelli forse più bisognosi. E allora, senza polemiche di nessuna sorta, perché a me piace sempre avere uno spirito costruttivo, vorrei chiedere, se possibile, non c'è adesso la Presidenza della terza commissione a cui afferisce il tema dell'istruzione, se magari questo tema lo possiamo anche analizzare per dare un contributo in quanto esponenti di diversi territori, in quanto provenienti da diverse situazioni e portatori anche di quelle che sono alcune necessità. Intanto per capire i dati disaggregati, perché a noi serve capire dove la dispersione scolastica si manifesta con maggiore incidenza, quali territori, quali categorie, perché le questioni sociali ed economiche sono, diciamo, un denominatore comune. Poi ci sono altre variabili sulle quali, se vogliamo mettere in campo misure mirate che possano avere efficacia, dovremmo anche analizzare questo elemento. Giustamente il tavolo che lei ha ricordato può mettere in composizione le varie esperienze. Leggevo stamattina della zona del Trasimeno, dove l'Unione dei Comuni sta dando origine ad una lodevole iniziativa, non sarà l'unica. Le fondazioni hanno anche loro messo in campo, diciamo, un'importante, diciamo, attività volta a recuperare 160 ragazzi. Ci dobbiamo preoccupare di quelli che non vengono ricompresi in questi numeri, perché il nostro obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno. E le consegno un'altra richiesta quando andrà al tavolo nazionale, perché avevo letto proprio in questi giorni della deroga che è stata concessa per le zone terremotate del numero di alunni per classe, che è stato ancora spostato in avanti nel 28. Guardate, in quell'occasione, proprio all'indomani del terremoto, alla commissione al Senato, mi feci portavoce di una richiesta che andava nella direzione di ampliare i margini dell'emergenzialità alla, diciamo così, necessità che situazioni come le zone interne hanno di vedere abbassati questi numeri. Tempo, e mi giunge notizia che in questi giorni siano state autorizzate classi non più in via eccezionale al di sotto del numero previsto. Ecco, magari facciamo una forzatura in questo senso. L'inverno demografico ha visto già quest'anno diminuire di un plesso scolastico la popolazione dell'Umbria. Le proiezioni ci consegnano dati che sono preoccupanti, quindi è credo il momento giusto di intervenire congiuntamente con una moral suasion che ognuno di noi può fare per la sua appartenenza politica, affinché queste politiche scolastiche non corrano a riparare ma possano veramente gettare le basi per la formazione dei cittadini del domani. Su questo troverà il nostro assoluto, diciamo, contributo e il sostegno per un'azione che andrà in questa direzione. Grazie.